L'erotismo si basa su un gioco che presuppone la parità. Tu non hai praticamente avuto problemi per la tua rappresentazione della donna con il femminismo storico e col politicamente corretto invece com'è? Credo che avrei più problemi. Io comunque ce li ho. Non so se i miei lavori ce li avrebbero, ma io ce li ho. Credo nel rispetto assoluto delle scelte di tipo erotico, di tipo sessuale. Perciò sono contrario a qualsiasi offesa, diciamo, viene portata su questo campo. Una volta nei film, soprattutto nella commedia di basso livello, c'era sempre la figura dell'omosessuale che era una caricatura. Io, per esempio, non l'ho mai fatto nei miei fumetti. Quindi ci sono delle cose in cui credo fermamente, però ce ne sono delle altre che sono troppo vicine alla censura. Io, la censura per me non porta mai a niente di buono. Non può esserci qualcuno che decida quello che io posso o non posso vedere. Io so cosa voglio vedere. E poi quello che ha concepito la mente umana, io posso vederlo. No, non è frutto del diavolo, è qualcuno che ha pensato a queste cose. The Sad, io posso vederlo. Poi non mi ha detto che lo condivida, ma ho il diritto di vederlo, devo vederlo. Se prendiamo una parola nemica come la censura, c'è un'altra che secondo me è una con cui hai battagliato da sempre, che è ipocrisia. Sì, sono cose collegate. La censura è frutto dell'ipocrisia. C'è una bellissima canzone di Fabrizio De André che dice: vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione, quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce un prezzo alle tue voglie. Questa è una frase bellissima, proprio perché è il ritratto di un certo tipo di società. Vizi privati, pubbliche virtù. Questa è la sintesi massima dell'ipocrisia proprio. Nell'erotismo un'idea di peccato in fondo ci deve essere. Cioè l'idea di trasgredire a qualche cosa c'è, ci deve essere. Guai se questa ipocrisia fosse il pretesto per mettermi in prigione. Me o Oscar Wilde, voglio dire, meglio che me. No, dico anche più simbolicamente che me. Dopotutto, in fondo, io non ho mai capito bene cosa diavolo c'è contro l'erotismo. No, io capisco contro la violenza, ma contro l'erotismo? Perché? No, non riesco a capire. Anche perché ognuno di noi nella propria vita ha sperimentato l'erotismo più di una volta e non per questo deve essere punito, ma neanche deve avere dei complessi di colpa o cose del genere. Francamente non riesco a capire questa fobia per l'erotismo. Per esempio le tue donne, che sono meravigliose, penso a Miele, che hai detto che è un po' Kim Novak, un po' Kim, sì. Basinger. Queste donne platoniche che rappresentano un'idea di donna, certo. Di solito come le scovi, come le fai nascere, come le coccoli, come le costruisci? È un processo del tutto spontaneo, diciamo, istintivo, che voglio che resti così. Ho il terrore dei simposi, delle riunioni di sociologi, per esempio, che parlano dell'erotismo. E ho paura che smontino il giocattolo, che mi fanno vedere dentro dei meccanismi che non voglio vedere. Non voglio vederli. Io preferisco che sia tutto così misterioso, insomma. E anche, in fondo, la bellezza è qualche cosa di ineffabile che non si può catalogare, non si può definire, ecco, è indefinibile. Quindi io seguo così la mia idea di donna, di bellezza, che è un'idea abbastanza confusa, però non è che abbia proprio un ritratto preciso. Ma ci sono dei momenti in cui in un tassi velocemente che passa tu vedi dentro una meraviglia che però l'hai vista solo per un secondo, magari se poi la vai a fermare non è quella che hai visto, però in quel momento è la bellezza, proprio ti commuove, ti seduce, che vorresti inginocchiarti e baciare la terra dove è passato quel tempo. E nella testa, quando io devo disegnare, ho questa immagine, qualcosa che ho visto solo di spalle, che poi ha girato l'angolo e io ho tentato di raggiungerla e non l'ho più trovata. È una rincorsa? È una rincorsa che fra l'altro dura tutta la vita, cioè la stessa identica cosa che io
lo stesso identico emozione e anche la stessa identica ansia, dubbio che io avevo di fronte ai miei primi fogli bianchi, ce li ho ancora adesso tali e quali di fronte ai miei ultimi penultimi diciamo, fogli bianchi. Però hai detto 52 anni dal primo lo stesso divertimento sempre. Sempre, assolutamente. Quello che mi entusiasma del fumetto è veramente la possibilità di far tutto. È come la letteratura, può far tutto. Si può fare fumetto storico, fumetto erotico, fumetto per ragazzi, fumetto d'avventura, fumetto giallo, cioè può contenere tutto. Ho preso un premio in Francia, un premio letterario, si chiama La Forêt des Livres, e alla sera ci si radunava in questo antico castello con questi scrittori che si passavano la palla, ognuno si alzava, diceva qualcosa di intelligentissimo naturalmente, e quando è toccato a me ho sfruttato questa frase di Hugo Pratt, ho detto io credo di essere fuori posto in questo simposio di scrittori, però alla fine mi ricordo che il mio maestro diceva che gli autori di fumetti sono degli scrittori che in più sanno anche disegnare, c'è stato il gelo. Poi però mi hanno fatto l'applauso. L'enorme fenomeno che è stata la pop art americana, poi inglese. A ben guardare però era la teorizzazione dell'arte popolare, non era vera arte popolare. L'arte popolare è il fumetto. Roy Lichtenstein ha fatto il fumetto, ma teorizzando l'arte popolare, usando gli stilemi del fumetto, ma nobilitandolo a pittura. Ma il fumetto non ha nessun bisogno di essere nobilitato, il fumetto è di per sé arte popolare. Per esempio Giotto nella Basilica di Assisi racconta le storie di Francesco esattamente come dei fumetti, cioè con delle vignette che sono progressive nell'arco temporale, quindi fanno vedere la vocazione di Francesco, fanno vedere quando lui si spoglia dei suoi abiti e mette il saio, la predica agli uccelli. Non ci sono i balloon, ma perché erano destinati agli analfabeti, quindi le immagini dovevano parlare da sole, quindi ancora di più erano narrative, insomma, erano esplicite, proprio perché addirittura facevano a meno delle parole. Dopo tutti questi anni c'è ancora qualcuno che non crede ancora che il fumetto ormai sia la stessa stregua della letteratura, della pittura, cioè che ci sia ancora qualcuno che abbia quell'antico pregiudizio? Sento dei critici cinematografici che quando un film non è di loro gradimento dicono è un fumettone. Cioè il fumetto è ancora usato in termini spregiativi, ma credo che siano sempre meno questi qua, insomma. Per esempio già da qualche anno i finali dei premi letterari, il premio Strega, ci sono sempre dei fumetti dentro tra i finalisti dei premi letterari, ma forse il problema in Italia più che questo è quello ancora più basilare, cioè non si legge. Non si leggono né libri né fumetti. Ma la cosa pazzesca è tutta questa passione per il disegno debordante, e tu però è un cliché, hai bocciato l'esame d'ammissione alla scuola artistica per un disegno, giusto? Sì, sì, sì. Era il disegno di un ciclamino, possiamo era, dire. Era un vasettino di plastica, era leggerissimo, mi ricordo, proprio non pesava niente. Un vasettino di plastica, un vasetto proprio di quelli di tinta terracotta, e dentro un finto ciclamino che faceva questo arco proprio, col fiore. Lo potrei disegnare.